Dopo una lunga militanza nella giovanile del Partito Democratico, ho deciso di scendere in campo e di mettere al servizio della comunità l'esperienza e le competenze acquisite in questi anni. Ovviamente ne sono stata molto felice, ma subito ho sentito e ho percepito il peso della responsabilità per l'incarico che andavo a ricoprire. Uno dei progetti principali sui quali punterò è quello della biblioteca comunale. Bisogna rendere quella struttura più accessibile e bisogna cercare di prolungare l'orario di apertura in modo tale che possa essere funzionale anche alla crescita e alla formazione dei nostri giovani. Punterò innanzitutto a rigenerare degli spazi pubblici in modo che possano de diventare dei centri di aggregazione sia per la formazione sia per la socializzazione tra giovani. Certo, i giovani devono fare la differenza perché molto spesso si parla di giovani pensando al futuro, in realtà i giovani sono il presente e devono incidere nel presente. I giovani sono una parte fondamentale della società perché sono la linfa vitale che serve a rigenerare la nostra comunità. I giovani devono contribuire alla rivoluzione della nostra città mettendosi in gioco, mettendo le mani in pasta e mettendo al servizio della propria comunità le loro capacità, le loro potenzialità. Ringrazio Gaia e Roberta per questa intervista e mi complimento con loro per la lodevole iniziativa di aver creato questo blog. Inoltre voglio salutare tutti i giovani andriesi, ribadendo che sono a loro completa disposizione. Ciao!